buonasera a tutti. Allora, la sala è quasi piena di quelli che sono collegati in streaming, l'argomento elettrizzante in pratica. E niente, io sono Carlo Letta e sono qua come rappresentante, come delegato del gruppo di lavoro del Salviamo l'azienda elettrica del Comune di Cavalese, che con supporto dei sei rappresentanti della minoranza ha chiesto e ottenuto il referendum consultivo per mantenere in proprietà del Comune di Cavalese la nostra azienda elettrica. Era un argomento necessario in quanto la democrazia diretta ci imponeva di fare questa scelta qua. L'auspicio è che comunque anche l'amministrazione comunale dopo ne tenga conto del risultato della volontà della popolazione. Perché finora sono stati un po' latitanti, diciamo, ecco. In altre realtà, tipo l'Alpuadige, l'azienda elettrica e comunque tutte le realtà di distribuzione e produzione dell'energia elettrica sono concentrate in una federazione, per cui la democrazia è sicuramente più rappresentata, insomma, che non fa da noi. Niente, io passerei la parola alla Luna. Grazie. Che vi potrei illustrare, poi se avete bisogno di informazioni chiaramente potete dire. Grazie, buonasera a tutti, io sono Bruno Dalpalù, consigliere di minoranza del Comune di Cavalese. Allora, noi ci siamo battuti nel limite delle nostre forze per salvare l'azienda elettrica, abbiamo dovuto alzare i toni per ripristinare la natura inclusiva del Consiglio Comunale e il rispetto dei diritti delle minoranze. Nella propaganda elettorale si asseriva infatti che la volontà di ascoltare i cittadini è un pilastro del progetto di Finato e del suo gruppo di candidati. Ma noi ci siamo ritrovati sui banchi del Consiglio Comunale le delibere di vendita pronte e preconfezionate. Il referendum richiesto in merito alla sede elettrica comunale dimostrerà se le parole e i proclami elettorali dell'attuale maggioranza corrispondono a verità. Alle più volte declamata volontà di includere ogni abitante nella progettazione di un futuro comune. Io adesso vi faccio un po' il riepilogo di quello che è successo in questi mesi. Dunque, il 21 dicembre a Palatiene si è tenuto una riunione pubblica per parlare del futuro dell'azienda elettrica. Tale serata poteva essere l'occasione perché venisse avviato un processo di informazione e dibattito pubblico sui punti centrali di una serie di grande impatto per la nostra comunità. Purtroppo l'unico punto di vero interesse, ovvero la relazione della SEM, la SEM è una società dell'Alto Adige che era stata chiamata, diciamo, dalla giunta comunale per fare una valutazione sulla stabilità della nostra azienda elettrica. In quell'occasione però la SEM è stato abbastanza contenuto, in pochi minuti ha spiegato realmente la situazione dell'azienda elettrica. Il 23 febbraio del 2022 la maggioranza convocava un consiglio comunale dove al punto numero 3 e al punto numero 4 dell'ordine del giorno c'era la vendita dell'azienda elettrica, cioè il conferimento del ramo d'azienda relativo al servizio di distribuzione dell'energia elettrica e il conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di commercializzazione dell'energia elettrica. In quel consiglio comunale noi abbiamo combattuto per delle ore e siamo riusciti, diciamo, ad fermare i punti dell'ordine del giorno, il numero 3 e il numero 4. Infatti in quel consiglio comunale non è stato deciso assolutamente nulla. Subito dopo, il 25 febbraio, abbiamo chiesto un consiglio comunale straordinario con la partecipazione della SEP, questa società di Bolzano a cui il Comune aveva dato l'incarico, per spiegare in modo pratico e anche in modo capibile, diciamo, tutta l'analisi che era stata fatta sulla liquidità della sede elettrica. Infatti in quell'occasione è venuto un rappresentante della SEB e ci ha spiegato punto per punto la questione dell'azienda elettrica sugli utili, sugli investimenti e su tutto quanto. In quell'occasione
la SEB ha evidenziato che l'azienda elettrica era un'azienda solida, era un'azienda assolutamente da non vendere. Questo per noi è stata una cosa che ci ha spronato per chiedere, diciamo, il referendum che si terrà il 3 di luglio. Un'altra cosa che volevo dire è dicono che l'azienda elettrica deve essere venduta entro il 2024, non è assolutamente vera, assolutamente vero. Il comune chiede una concessione fino al 2030 e il valore dell'azienda non diminuisce nel tempo. Anzi, è vero che devono essere fatti degli investimenti, ma questi investimenti sono anche coperti da dei contributi. Voglio inoltre precisare che la vendita dell'azienda elettrica non porterà denaro nelle casse del comune, ma azioni di dono di energia. Già gli amministratori precedenti avevano dichiarato contrarietà alla vendita dell'azienda elettrica, perché già nel 2018 era stata fatta anche una valutazione sempre dalla SEB, questa società della provincia di Bolzano, che assolutamente aveva proclamato, diciamo, la non vendita dell'azienda elettrica. Io ho chiesto più volte, io anche il bilancio dell'azienda elettrica, ma mi è sempre stato risposto che non esiste, e mi pare assurdo avere la presunzione di vendere se i dati non abbiamo i dati precisi. Ulteriori comunque dettagli verranno forniti dai miei colleghi consiglieri. Grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Questa serata è per noi molto importante perché darà l'opportunità di raccontarvi cosa è accaduto e cosa sta accadendo e dei motivi che ci hanno spinto a sostenere il referendum per tentare di salvare la nostra produzione azienda elettrica. Sostanzialmente, come ha detto Bruna, la vendita dei due rami dell'azienda elettrica di cui ha parlato non porterebbe comunque denaro nelle casse pubbliche. Porterebbero invece, per quanto riguarda la parte commerciale, azioni di dono di energia. Facendo un calcolo abbastanza verosimile anche alla luce dei dati pubblicati qualche tempo fa sulla redditività del dono di energia, il Comune di Cavallese può pensare di acquisire un numero di azioni pari a 2.000 e con un utile calibrato sui 65 centesimi otterrebbe annualmente una cifra già deportata dalla tassazione di circa 10.883 euro all'anno, quindi una cifra ben inferiore, molto inferiore rispetto ai paventati 200.000 euro come dichiarati dal sindaco Pinato del Consiglio Comunale o agli 80.000 euro dichiarati oggi dal primo cittadino sul giornale. Poi c'è anche la parte del contributo di 7, ma comunque siamo lontani dal ciclo di questa entità, per cui è una vendita a rischio che porta un utile anche rispetto agli eventi di questo periodo sul mercato, abbiamo visto che è un po' impazzito che non sono per niente certi e che comunque sono di un'entità tale da non giustificare una scelta così irreversibile. L'altra riflessione che tengo molto è il fatto che noi abbiamo l'opportunità di rendere il Cavallese autonomo dal punto di vista energetico, perché abbiamo già un substrato di partenza. E in questo momento storico si stanno affacciando dei nuovi modelli, come quello delle comunità energetiche, che vale la pena di approfondire. Mi pare paradossale che tutte le altre realtà territoriali stanno andando in questa direzione e noi che abbiamo la possibilità di farlo veramente andiamo contro tendenza e vendiamo l'azienda elettrica, vendiamo la possibilità di renderci autonomi. Queste comunità energetiche sono un modello appena nato, va approfondito, ma potrebbe essere una via da percorrere. Cosa sono sostanzialmente, quali sono gli obiettivi? Quelle di rendere autonome le realtà territoriali dal punto di vista della produzione e della distribuzione dell'energia da fonti rinnovabili, contemporaneamente garantendo dei prezzi agevolati ai cittadini e riducendo gli sprechi energetici e anche le emissioni di CO2.
Tutto questo nasce praticamente da una forma di un patto di accordo che fa il Comune con i suoi cittadini, e la prospettiva è proprio quella di rendersi autonomi per un futuro che ci svincoli completamente da quelle che sono le oscillazioni di mercato e che ci permetta appunto di godere dell'energia che come dire, ha anche altri pregi. Per cui secondo me è importante davvero mantenere la proprietà dell'intera azienda elettrica e approfondire lo sviluppo e soprattutto investire nella centralina del Tabià, che potrebbe essere la risorsa veramente che fa la differenza per noi tutti e per il futuro, insomma. Quindi è per questo che io credo fortemente al mantenimento del capo comune della proprietà dell'azienda elettrica comunale. Dal punto di vista tecnico, adesso Fulvio, il mio collega Fulvio. No, prima di passare la parola a Fulvio, volevo solo darvi due informazioni su Dolomiti Energia, che dalle recenti informazioni dei giornali presenta performance sotto la media delle società nazionali e già nel 2022 perde già 8 milioni di euro, per cui non è una società proprio top. Teniamo anche conto che anche dal punto di vista dell'esposizione finanziaria debiti, le cose non vanno tanto meglio. Quella di Dolomiti Holding è letteralmente esplosa, da 331 milioni di euro nel 2020 ai 696 nel 2021, più 109%, senza però avviare investimenti pesanti, più del doppio. Cioè, a chi diamo la società? Quali sono i dividendi che arrivano da questa società? Probabilmente questa società dovrà trovarsi a fare un aumento di capitale, ma di qualche centinaio di milioni. Grazie. La parola a Fulvio. Grazie Carlo, buonasera a tutti, sono Fulvio Vanzo. Allora, io vorrei partire prima condividendo con voi un breve stralcio di quello che è stato l'intervento in Consiglio Comunale di Rudy Rinzner, che è direttore appunto di SEB Energia, che è l'Unione Energia dell'Alto Adige. Pochi minuti se riusciamo ad avviare. Un po' di pazienza. Sì, c'erano proprio due domande velocissime, tecniche, mi auguro, perché così poi la risolviamo. Responsabile, e questo sarà sviluppato, e mi ha anche chiesto la possibilità di implementare le sue capacità professionali per servire anche le comunità energetiche. Quindi andremo anche a investire sulle persone che restano all'interno dell'azienda elettrica, proprio per dare quelle risposte che lei ha detto che non avranno, o in un'altra situazione non hanno dato. Quindi questa è un'amministrazione che ragiona, pensa, si confronta, controlla e ovviamente ascolta e deve fare il possibile per rendere trasparente l'operazione. Stasera, ripeto, un passo in avanti importante, adesso sentiremo anche gli altri consulenti per dare un'ulteriore chiarezza a tutta l'operazione. Quindi assolutamente non ci sono promesse, e questo lo ricetto la consigliera del Palù, questo non lo accetto, perché assolutamente noi stiamo facendo ciò che ha già fatto il 90% dei comuni del Trentino. Quindi mandiamo tre all'appello e diciamo forse la domanda la farsi tutti, forse anche troppo tardi. Grazie. Allora, scusi, io ho scritto che dal 2012 in poi. Sì, scusi, Questa diretta adesso per me è una discussione politica. Noi diamo la risposta
che normalmente in altre realtà ricadrebbero su altri capitoli del bilancio comunale.
Nel nostro caso invece la nostra azienda elettrica si fa carico di queste attività e si fa carico anche dei costi, coprendo chiaramente con i suoi ricavi anche questi costi. Chiaramente abbiamo anche ricevuto con questa analisi anche una stima più accurata possibile da parte di SEB di quelle che sono effettivamente i numeri, quanto entra e quanto esce da ogni anno. Come vediamo, abbiamo un rapporto della produzione nel 2020 garantivo un utile, la centralina fondamentalmente del Taviano, di 75.000 euro e che si è anche mantenuta negli anni precedenti. La distribuzione, che appunto fondamentalmente è la tariffa che il proprietario della rete di distribuzione riceve per fare transitare l'energia elettrica verso il cliente finale, che produce un utile, ha prodotto un utile nel 2020 di 100.000 euro. Chiaramente in perdita l'attività di misura, anche se di fatto incide poco complessivamente, e produce naturalmente un bel utile da parte vendita e cliente a maggior tutela, che ha portato 136.000 euro di utili nelle casse del comune. Altre attività fondamentalmente sono quelle che ho elencato prima, quindi tutte quelle attività di interventi sull'illuminazione pubblica, su interventi di riparazione negli edifici comunali, eccetera. Quindi tutte cose che diciamo competerebbero più alla manutenzione che non a un'azienda elettrica votata soltanto alla produzione, commercializzazione e distribuzione. E poi ci sono tutta una serie di servizi comuni che non è stato chiaramente possibile attribuire ad una specifica degli altri rami, degli altri settori. Complessivamente, comunque, tra questi ricavi, nel 2020 l'utile complessivo è stato di 136.000 euro, quindi una società che è sana e che produce utili, che tra l'altro ha dimostrato nel corso degli ultimi anni che questi utili sono stati incrementati, partendo da una leggera perdita del 18 a un utile di circa 70-80.000 euro del 2019 a 136.000 euro nel 2020. Riassumo brevemente quello che sono le principali evidenze. Allora, nel prossimo futuro SEB si attende che ci sia una crescita dei ricavi a copertura dei costi del servizio di distribuzione. Perché? Perché entrerà progressivamente il regime tariffario parametrico che, come dire, privilegia quelle piccole realtà di distribuzione come la nostra azienda elettrica, quelle sotto i 25.000 punti di prelievo, con delle tariffe più vantaggiose che permettono a queste piccole realtà di poter reinvestire sulla propria rete e di fare i giusti investimenti in centraline, reti e quant'altro. L'attuale tariffa inoltre di impresa del Comune di Cavalese ha permesso di fare ricavi per 450.000 euro. Con l'introduzione della tariffa parametrica, SEB, quindi il consulente esterno chiamato dal Comune, prevede che per l'anno 2024 possono arrivare fino a un 50% in più di ricavi, portando 680.000 euro, questa è una stima loro. Quindi vuol dire che entro il 2024 i ricavi possono aumentare e di conseguenza anche i utili possono aumentare fino a ulteriori 200.000 euro. Per quanto riguarda la commercializzazione, come ha detto anche la mia collega Bruna, non è vero che c'è un obbligo di disfarsi del reparto della commercializzazione entro il 2024. Entro il 2024 dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, finire il mercato a maggior tutela. Il mercato a maggior tutela in realtà in Italia doveva già finire e concludersi nel 2018. Poi, a forza di proroghe, ogni anno c'è il solito decreto mille proroghe, questa data di scadenza è slittata al 2024 e con la situazione attuale io ritengo che non è del tutto improbabile che questa slitti ulteriormente. Quindi non c'è nessun obbligo, c'è anche la facoltà, come altre realtà comunali, soprattutto in Alto Adige, stanno studiando la facoltà di proseguire l'attività di vendita di energia sul libero mercato. Da qua al 2024 abbiamo quantomeno un anno e mezzo per ragionare su delle soluzioni alternative. Nel frattempo, come abbiamo visto, ci garantisce 136.000 euro, se verranno confermati questi dati, 136.000 euro all'anno di utili contro i 10.000 euro o poco più di dividendi azionari che forse potremo prendere, forse se Dolomiti naturalmente riuscirà un attimino ad apprezzare i suoi conti, che come abbiamo visto non sono nell'ultimo tempo anche rispetto a concorrenti simili e diretti come Alberia o come AGSM, se non sbaglio, per quella di Verona,
Come abbiamo visto, mentre queste due realtà vicine crescono, Dolomiti qualcosina forse ha sofferto di più rispetto ai nostri diretti, appunto rispetto ai nostri diretti vicini. Quindi c'è una prospettiva interessante per le aziende che già operano nel settore, come il Comune di Cavalese, che offre la possibilità di ottenere una remunerazione più elevata rispetto a quella che era la tariffa del mercato tutelato e garantire anche una continuità nell'erogazione di un servizio che ha tra i suoi punti di forza, ed è questo anche che è una cosa che non si può solo conteggiare in termini di moneta, il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento. Perché io faccio anche una piccola parentesi, io sono residente a Trento per motivi di lavoro, vi assicuro che dover fare riferimento a uno sportello telematico o comunque telefonico di una grande, una media azienda come Dolomiti è meno facile di poter contare sullo sportello della nostra azienda elettrica comunale in cui veramente bussi, entri e ti viene spiegato di persona sapendo esattamente anche dove sei e avendo esattamente in bene in mente quali sono i tuoi bisogni. Quindi è un valore che non può essere monetizzato, ma che noi penso che conosciamo tutti quanti molto bene. Inoltre c'è da dire che, come abbiamo anticipato, il servizio elettrico assorbe spese di ordine generale che, se si decidesse di cedere la rete di distribuzione, oltre che il reparto di commercializzazione, resterebbero comunque in capo alle manutenzione, riparazione degli impianti elettrici, illuminazione pubblica, aggiungo io il personale giustamente rimane in carico alla nostra azienda elettrica e il personale naturalmente dovrà essere portato su altri capitoli di bilancio, quindi sono tutte voci di spesa che continuerebbero a rimanere sul nostro bilancio. Per contro avremo quei 10.000 euro di prospettati dividendi per la parte della vendita, diciamo, del pacchetto clienti della nostra azienda, e per la cessione invece della rete di distribuzione si stima fra i 60 e i 70 mila euro di dividendi, naturalmente a questa cifra qua vanno tolte le tasse. Quindi di fatto con questa cifra qua a stento si riesce a coprire le spese di ordine generale che già si fa carico dall'azienda elettrica. Tutto quello che è il personale andrebbe a gravare invece su quello che è il bilancio comunale, quindi di fatto andiamo un pochettino ad aggravare la situazione. Come dicevamo poi, la rete nostra, se noi aspettiamo fino al 2030, che è il termine ultimo, come ha già detto Bruno, per quanto riguarda l'azienda della rete di distribuzione, il termine ultimo è il 2030. Cavalese ha una concessione fino al 2030, anche Dolomiti Energia ha una concessione fino al 2030, la loro scade esattamente il giorno stesso in cui scade la nostra, o dovrà scadere la nostra. Nel frattempo, come abbiamo visto, la nostra rete vale circa 3 milioni di euro. Chiaro, se non si fa nessun intervento da qui al 2030, il deperimento, il normale utilizzo porta una decrescita di questo valore. Però abbiamo visto che tra il 2007 e il 2020 sono stati fatti 1.180.000 euro di investimenti, quindi il Comune fino al 2020 è sempre stato in grado di garantire un livello di investimenti costante e di qualità, riconosciuto dalla stessa Sette, ha detto, parole testuali di loro estrapolate dal rapporto, consentono di avere un'indicazione rilevante sul valore patrimoniale complessivo della rete di distribuzione. È un indicatore che Cavalese ha investito in una rete che è al passo con i tempi e può ancora farlo perché è riuscita in questi anni a mantenersi costante nei suoi investimenti. In sintesi, il risultato a cui giunge Sever è che non nega le criticità, ma evidenzia le potenzialità che ha questo servizio, la sua sostenibilità economica e finanziaria e la possibilità di accrescere i margini in base a quella che è l'evoluzione normativa in corso. Come abbiamo visto, l'introduzione della tariffa parametrica sulla distribuzione potrebbe portare fino a un aumento di 200.000 euro all'anno. Inoltre vanno anche considerate quelle che sono delle esternalità positive, quindi il valore aggiunto per il territorio locale. Le cosiddette altre attività che abbiamo visto prima contribuiscono alla crescita della comunità e a un investimento economico sul comune stesso. Da questo punto di vista, quindi, la tesi finale che giunge dopo un'analisi